grazie. Non nasconde l'emozione e la voglia matta di rappresentare il territorio in regione. Quel sogno coltivato per tre lunghissime settimane di campagna elettorale oggi è diventato realtà. Il sindaco di Prezza, Marianna Scoccia, entra in consiglio regionale in quota UDC. È stata lei, con le oltre 5.000 preferenze incassate, a trascinare la lista in regione. Solo nella provincia dell'Aquila l'UDC ha superato le 10.000 preferenze per un totale di 17.000 voti su scala regionale. Nel comitato elettorale di Via Patini è stata una lunga notte di proiezioni telefoniche. Via vai di gente, tutti con il fiato sospeso fino alle 12.30, quando è esplosa la festa. Applausi e incoraggiamenti per Marianna Scoccia, che si commuove, abbraccia il marito, l'ex assessore regionale Andrea Gerosonimo, saluta, brinda con i suoi sostenitori ed elettori. Non nego che questa volta sono emozionata, ma non vedo l'ora di lavorare in regione per questa terra, ha commentato la Scoccia, rilasciando a Onda TG le sue primissime dichiarazioni a caldo. Un'emozione unica, infatti, insomma, sono emozionatissima. Io voglio veramente dire grazie a questo territorio, grazie alla città di Sulmona, grazie alla Valle Peligna, a tutte le persone che hanno creduto in noi. Una campagna elettorale particolare, difficile, siamo stati attaccati sotto tutti i punti di vista, ma la nostra reazione è stata talmente forte che la gente ci ha premiato. Io spero di non deludere nessuno. Cosa vuoi dire ai tuoi, diciamo, alleati, avversari che fino alla fine ti hanno ostacolato, no, in questa campagna elettorale? Io sono abituata a fare politica in maniera completamente differente, confrontandomi sul campo e sui temi. Non ho mai attaccato a livello personale. Nel mio caso invece lo è stato fatto, ma non è importanza. Oggi per me la priorità è che dobbiamo difendere e continuare a lavorare per questo territorio. E quanto ha detto la Scoccia, che tra le prime priorità dell'Abruzzo annovera ancora una volta l'agricoltura e la sanità, in attesa della proclamazione degli eletti e dell'insediamento ufficiale. Ma prima spazio ai festeggiamenti per la chiara affermazione elettorale che permette alla Valle Peligna di avere un rappresentante in regione. La cosa importante è che il territorio fosse rappresentato all'interno del Consiglio regionale. Ci siamo riusciti, abbiamo il consigliere regionale, dobbiamo continuare la nostra azione perché Sulmona, oltre al consigliere regionale, abbia l'assessore regionale, il parlamentare, perché questa zona trovi il momento della rinascita.